porto di Baicaria, oggi in compagnia del chef Damiano. Stiamo percorrendo la mulattiera rimessa ad autostrada che porta al Monte Orbano. Parliamo un minimo di tecnica di salita della mountain bike. Le cose fondamentali sono l'agilità di pedalata, la centralità del peso sul mezzo e la fluidità di movimento. Tutto questo insieme di cose ci permettono di utilizzare la bicicletta in modo sicuro, stabile e divertente. Partiamo dall'agilità. L'agilità è quella qualità, diciamo, che ci permette di affaticare molto meno le fasce muscolari, ma soprattutto ci permette, in caso di ostacoli oppure di movimenti improvvisi, arresti improvvisi, di poter ripartire facilmente senza schiantarsi. Un esempio: io adesso sto pedalando molto agile, se io mi impianto posso ripartire senza farmi danni. Adesso ho una pedalata sicuramente più pesante, se io mi fermo ecco che ho difficoltà nel ripartire e nel tenere l'equilibrio. Detto questo, tornando al discorso di affaticamento, sulle distanze o sulle salite lunghe l'agilità ci permette di divertirci, mantenere energia per divertirci insieme. La fluidità di movimento, noi dobbiamo assecondare tutto ciò che la bicicletta ci trasmette dal terreno. In questo caso io oggi ho una front e le sollecitazioni a cui sono sottoposto sono nettamente superiori a quelle che possa essere una full. Se la full mi concede qualche errore in più e qualche difetto di guida che lo fa passare liscio, la front, ahimè, una, due, la terza, la paghi. Detto questo, in salita la fluidità di movimento è meno importante che nel discesa. La centralità invece, per forza di cose, deve essere sempre quasi perfetta sia in salita che in discesa. Salita per motivi di trazione, in discesa logicamente per poter guidare, evitare di capottarsi al primo gradino un po' più alto del normale, o viceversa di andare a sfregare il patello del pantalone sul suo percorso dietro. Detto questo, visto che siamo in salita, la postura corretta, magari su pendenze anche più sostenibili di questa, è quella di chiudere il gomito, spingersi sul manubrio, abbassare il busto, andare a cercare la massima trazione cercando appunto con il busto ribassato l'impennamento del mezzo. Pendenze proprio sostenute, diciamo dal 15-16% in più, questo ci permette di progredire e di evitare appunto quella perdita di aderenza se sono troppo avanti oppure l'impennamento se sono troppo indietro. Detto questo, proseguiamo la nostra pedalata fino alla cima e vi aggiorniamo poi eventualmente sul discesa.